Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. In settimana la prima commissione ha svolto un'audizione di SCR Piemonte della Fondazione 20 Marzo sullo stato di attuazione della gestione dei fondi post-olimpici. In commissione urbanistica è proseguita l'informativa dell'assessore Alberto Valmaggia sul regolamento edilizio tipo. Le commissioni ambiente, urbanistica e sanità si sono poi riunite in seduta congiunta su richiesta del Movimento 5 Stelle per discutere della localizzazione del nuovo ospedale unico dell'ASL Torino 5, oggi individuato in località Cenasco Movicino centro tra Trofarello e Moncalieri. Alfredo Monaco, scelta di Rete Civica. Ho una perplessità: sottrarre risorse all'edilizia sanitaria per mettere in sicurezza i territori per costruire un ospedale non mi convince. Secondo te, ma credo che abbiamo la necessità di inventarci un ospedale nuovo, con nuove metodologie che diano garanzia agli operatori e soprattutto ai cittadini che chiedono e fanno domanda di sanità, di buona sanità per un buon futuro. Giorgio Bertola, Movimento 5 Stelle. Non abbiamo ricevuto le risposte che cercavamo. L'area non è identificata in modo chiaro perché è indicata a cavallo tra due comuni e inoltre non ci è stato chiarito se la natura del suolo è pubblico o privato e permangono ovviamente le perplessità relativamente all'utilizzo di suolo agricolo senza adeguate compensazioni. In Commissione Ambiente, infine, è proseguita la discussione del disegno di legge sulla gestione dei rifiuti, mentre la Commissione Cultura ha svolto un sopralluogo al Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino. Oltre 5.000 domande per il servizio di conciliazione, più di 4.600 udienze, risoluzione delle controversie nell'80% dei casi. Sono i numeri dell'attività 2016 del Comitato Regionale per le Comunicazioni presentati in una conferenza stampa a Palazzo Lascaris. Quali gli obiettivi 2017? Alessandro De Cillis, presidente Corecom Piemonte. Andare a parlare con tutte le province del territorio piemontese per far sapere che il servizio delle conciliazioni è gratuito ed è disponibile in web conference presso l'URP. Domenica 5 marzo in Piazza San Carlo a Torino torna Just a Woman I Am, evento sportivo di sensibilizzazione sulle tematiche legate al mondo della donna e della salute, organizzato dal CUS Torino con Università e Politecnico e il patrocinio del Consiglio regionale. Mauro Laus, presidente del Consiglio regionale del Piemonte. Noi abbiamo come obiettivo quello di promuovere le buone pratiche, stili di vita più sani, favorendo l'attività fisica, creando le condizioni affinché tutti possano fare sport e possano fare attività fisica, integrata chiaramente con l'attenzione alimentare. Si è svolta a Palazzo Lascaris la presentazione del corso di formazione sui temi dell'Unione Europea per amministratori e funzionari di enti locali del Piemonte, organizzato dalla Consulta Europea e dalla Consulta Elette del Consiglio Regionale, con lo IUSE, Istituto Universitario di Studi Europei. È tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.